L'arcivescovo di Torino, Cesare Nosilli, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento Avvocato Giovanni Agnelli Plente di Grugliasco, dove sono in produzione la Maserati Quattro Porte, recentemente commercializzata in tutto il mondo, e la Maserati Ghibli, che sarà lanciata sui mercati internazionali entro l'estate. Ad accogliere Monsignor Cesare Nosilli sono stati il presidente della Fiat, John Elkann, e l'amministratore delegato, Sergio Marchionne, che gli hanno illustrato le linee di lastratura e di montaggio delle due vetture. L'impianto di Grugliasco, dove l'attività produttiva era cessata nel settembre 2006, è stato acquisito dal gruppo Fiat nel novembre 2009. Tra i lavori fatti sulla fabbrica e lo sviluppo dei due nuovi modelli, Fiat ha investito nel complesso più di 1 miliardo di euro. La piattaforma installata è modulare ed estremamente flessibile, in modo da poter essere usata eventualmente come base anche per altri modelli. Attualmente i dipendenti sono oltre 950 e la capacità produttiva è di circa 130 vetture al giorno su due turni. Al termine, l'arcivescovo, che ha firmato la scocca della Quattro Porte, simbolo dell'inaugurazione dell'impianto, ha sottolineato di aver voluto dare con questa visita un segnale di presenza e attenzione per un settore produttivo così determinante per il territorio, per la capacità dell'azienda di affrontare la trasformazione del settore rinnovandosi e per l'occupazione che è riuscita a mantenere e creare.